Lo hanno battezzato il processo del secolo, 2100 parti civili, 26 pool di avvocati, 2200 vittime e 700 malati senza scampo. Il maxi processo Eternit, arrivato oggi in Cassazione con un colpo di scena inatteso. Il sostituto procuratore Iacoviello, nel pomeriggio, davanti alla Suprema Corte, ha chiesto di dichiarare prescritto il procedimento per disastro ambientale e di conseguenza di annullare la condanna a 18 anni di carcere per l'unico imputato, il magnate svizzero Stefan Schmidheiny, proprietario della Eternit. Una richiesta che lo stesso procuratore definisce una risposta non di giustizia ma di diritto, un diritto però che passa sopra migliaia di persone morte, oltre 2000 per mesotelioma pleurico, il tumore provocato dall'inalazione di polveri d'amianto nei 4 stabilimenti italiani della multinazionale elvetico-belga, a Casale Monferrato, Cavagnolo nel Torinese, Rubiera, Reggio Emilia e Bagnoli a Napoli, ma il reato, dice il procuratore, termina nel 1986, quando è stato chiuso l'ultimo stabilimento, quello di Casale Monferrato, sconcerto fra i parenti delle vittime. Provo un'assoluta incomprensione, accompagnata a qualche altro sentimento, ma l'incomprensione è quella più che veramente mi... Ma sì, proprio crea incredulità, ecco. Nessuno se l'aspettava. I fatti risalgono al 1966, quando emergono i primi casi di malattia che studi medici approfonditi collegheranno all'inalazione delle polveri di amianto. Nel 1993 il primo processo contro il proprietario della Eternit, con la condanna in primo grado e quindi in secondo grado per disastro ambientale doloso permanente. Le indagini hanno evidenziato, disse nel processo d'appello il procuratore Guarignello, che le lavorazioni dell'amianto avvelenavano gli ambienti, ma i vertici aziendali hanno scelto in consapevolezza di proseguire nell'attività. Addirittura, a quanto si legge nella sentenza d'appello, era emerso che in un seminario del 1976 in Svizzera già si discuteva della strategia da adottare per difendere l'industria dell'amianto dalle contestazioni che arrivavano da tutta Europa. Oggi l'apertura dell'ultimo capitolo, in attesa che la sentenza di Cassazione metta la parola fine a questa drammatica vicenda, con l'incubo che tutto resti circoscritto in un semplice procedimento giuridico.